Noi esseri umani abbiamo un problema. Il nostro pianeta sarà inabitabile tra qualche centinaio di migliaia di anni, o forse già tra 10.000. Il clima si sta surriscaldando, l'acqua potrebbe evaporare sempre di più, la diffusione dei deserti sta avanzando, e se non riusciamo a tenere sotto controllo il problema dei gas di scarico, questi cambiamenti procederanno molto più velocemente. L'umanità è alla ricerca di un pianeta alternativo, e nel nostro sistema stellare finora solo Marte è disponibile come alternativa. Ma Marte è inospitabile, non ha atmosfera, non c'è ossigeno da respirare e le radiazioni sono molto elevate. Quanto è stato promettente la scoperta di Kepler-22b, un esopianeta che potrebbe essere confusamente simile alla nostra Terra. Scopri come e se potremo colonizzare questo pianeta in questo video. Rimani sintonizzato perché sarà emozionante e naturalmente, come sempre, accogliamo i tuoi contributi personali sull'argomento alla fine del video. Kepler-22b è la nuova Terra? Nel 2009 le fotografie della stella Kepler-22 hanno rivelato un puntino sospetto e minuscolo. Solo un anno dopo, nuove ricerche scientifiche confermarono che quel puntino era molto probabilmente un esopianeta. La conferma definitiva arrivò nel 2011, rendendo 22b uno dei primi esopianeti rilevati dalla missione Kepler. E le cose sarebbero andate molto meglio, perché anche la prima scoperta si è rivelata un successo. Sempre più prove suggeriscono che Kepler-22b è un pianeta simile alla Terra. Simile alla Terra, nel gergo degli astronomi, significa innanzitutto che l'esopianeta si trova nella zona abitabile della sua stella. Successivamente vengono determinati fattori come le dimensioni, la massa, la velocità orbitale e la rotazione propria. Infine, gli scienziati prendono di mira la stella associata. Kepler-22 è una nana gialla simile al nostro Sole e la stella ha addirittura la stessa età del nostro Sole, 4 miliardi di anni. Con solo l'80% della luminosità del nostro Sole, Kepler-22 è un po' più debole e più fredda. Tuttavia, poiché l'esopianeta Kepler-22b è leggermente più vicino alla sua stella di quanto lo siamo noi al nostro Sole, questa differenza di luminosità sarebbe vantaggiosa. Rispetto alla nostra posizione nel sistema stellare, Kepler-22b si troverebbe da qualche parte tra la Terra e Venere, e come tutti sappiamo, su Venere fa troppo caldo per forme di vita come noi, o addirittura per animali e piante. Tuttavia, Kepler-22b probabilmente riceve la giusta quantità di calore e luce grazie alla vicinanza con il suo pianeta meno luminoso. Ma anche questo non fa di Kepler una nuova Terra. Se il pianeta non avesse un'atmosfera protettiva, le temperature confortevoli sarebbero finite. Durante il giorno ci sarebbero 100 gradi Celsius e più, molto caldi, mentre di notte ci sarebbero meno gradi a tre cifre, estremamente freddi. Sulla Terra, senza il mantello protettivo di gas e polveri, farebbe molto più caldo e le radiazioni cosmiche causerebbero problemi alle forme di vita organica. Le condizioni di vita di Kepler-22b. Gli scienziati hanno potuto confermare che Kepler-22b è grande 2,4 volte la Terra. Presumibilmente la superficie ha una temperatura confortevole di 22 gradi. Per molto tempo dopo la sua scoperta, l'esopianeta è stato classificato come il più simile alla Terra tra tutti i pianeti al di fuori del Sistema Solare. Probabilmente il pianeta possiede una particolarità che mette ancora una volta in discussione la sua scelta come pianeta alternativo per l'umanità, perché Kepler-22b è molto probabilmente molto più denso della Terra. Circa il 65% della nostra attrazione gravitazionale terrestre significa praticamente una gravità 6 volte superiore. Se tu e io dovessimo scendere da una navicella spaziale sul pianeta, probabilmente cadremmo a terra per primi e avremmo bisogno di una grande forza muscolare per rialzarci o addirittura camminare. Tuttavia, è discutibile che si arrivi a questo punto, perché molto probabilmente la nostra astronave o la nostra capsula spaziale si sarebbero già adagiate sulla superficie del pianeta come un sacco bagnato. Gli scienziati potrebbero certamente perfezionare i dettagli tecnici in poche decine o centinaia di anni e rendere possibile un atterraggio morbido, ma che dire del nostro corpo?
non solo la gravità 6 volte più forte potrebbe far sembrare il peso del corpo molto più pesante, ma il sangue verrebbe pompato più pesantemente nelle vene e anche altri fluidi corporei avrebbero un comportamento completamente diverso. Secondo gli esperti, se ci sono esseri viventi su Kepler-22b, sono molto robusti, muscolosi e probabilmente hanno fluidi corporei più densi dei nostri. Piante e animali avrebbero sicuramente un aspetto molto diverso su Kepler-22b. Sarebbe concepibile anche l'esistenza di una forma di vita che ancora non conosciamo o possiamo immaginare. La Terra da sola dimostra che esiste un'incredibile varietà di forme di vita e che l'intelligenza della vita riesce sempre ad adattarsi a condizioni mutevoli attraverso processi evolutivi. Ma non dobbiamo ancora rinunciare ai nostri sogni umani di una seconda Terra nello spazio, perché finora la forte gravità del pianeta è una pura supposizione e non è certo confermata. Purtroppo non è ancora confermato che Kepler-22b sia un pianeta roccioso. Sarebbe anche possibile che questo esopianeta sia un pianeta gassoso puro o simile a Nettuno, un pianeta gassoso con un nucleo solido. Il telescopio Kepler è stato uno dei primi telescopi in grado di dimostrare l'esistenza di esopianeti, ma solo noi esseri umani possiamo vedere direttamente e chiaramente anche con i migliori telescopi nessuno dei pianeti. Le precedenti conoscenze sui pianeti al di fuori del nostro sistema solare si basano su calcoli, a partire dalle dimensioni della macchia scura visibile di fronte a Kepler-2, dai suoi schemi di movimento, dalla frequenza di ripetizione e dai minimi cambiamenti nel moto proprio della stella Kepler-22. Da questi parametri gli scienziati possono calcolare l'esistenza di pianeti esotici. Da questi parametri gli scienziati possono calcolare una quantità sorprendente di dati, ma non avremo la certezza dei dettagli finché non saremo in grado di osservare gli esopianeti in modo più diretto. Il nuovo telescopio spaziale James Webb, infatti, scruterà già gli ambienti degli esopianeti alla ricerca di firme di determinati elementi e gas. Ad esempio, i ricercatori sulla Terra saranno in grado di determinare se un pianeta ha o meno un'atmosfera. La durata dell'anno di Kepler-22b, ad esempio, è stata molto semplice da determinare. Ogni 290 giorni la macchia scura è apparsa nella stessa posizione. Pertanto un anno su questo pianeta dura 75 giorni in meno rispetto a noi. Se riuscissimo a determinare se Kepler-22b ha un'atmosfera ricca d'acqua, sarebbe possibile trarre conclusioni sulla presenza di acqua o oceani sulla superficie. Perché senza acqua non c'è vita. L'acqua ovviamente dovrebbe essere presente in una qualità che favorisca la vita. L'acqua salata permette a una certa ricchezza di specie di prosperare, ma sul nostro pianeta tutte le creature terrestri hanno bisogno di acqua dolce per bere. Prima di partire per una missione con coloni su uno strano pianeta, tutte queste domande dovrebbero essere chiarite, altrimenti la missione assomiglierebbe a una missione suicida dall'esito estremamente incerto. Al momento sappiamo troppo poco sull'asse e sulla rotazione del pianeta, se ha stagioni o una luna. Le lune sono ancora più difficili da individuare nella vastità del cosmo rispetto agli esopianeti. Supponendo di conoscere tutte queste cose e che siano promettenti, ci sarebbe comunque un altro problema nel trovare nuovi mondi nel cosmo. Il viaggio verso Kepler-22b. Il pianeta Kepler-22b si trova a circa 635 anni luce dalla Terra. Ciò significa che la luce che notoriamente viaggia molto velocemente ha bisogno di 7 vite di un essere umano medio per coprire la distanza. Con i mezzi tecnici attualmente disponibili, il sistema Kepler-22 sarebbe molto probabilmente irraggiungibile anche se gli esseri umani partissero e vivessero 7 o 8 generazioni solo in una navicella spaziale fino a raggiungere la loro destinazione. Costruire una navicella spaziale che possa durare così a lungo sarebbe difficile. I serbatoi di carburante dovrebbero essere incredibilmente grandi e probabilmente la missione fallirebbe tecnicamente solo per questi due fattori. Inoltre, le persone viaggerebbero a gravità zero e molto probabilmente i loro corpi subirebbero le conseguenze peggiori dell'atrofia muscolare e della decomposizione ossea dopo pochi anni. Anche le conseguenze delle radiazioni spaziali sarebbero difficilmente prevedibili o ragionevoli. Attualmente non saremmo nemmeno in grado di viaggiare verso il nostro vicino cosmico, il sistema di Alfa Centauri.
Se siamo fortunati, noi umani riusciremo ad arrivare su Marte nel prossimo decennio. Quindi a cosa serve la ricerca di esopianeti? Ora ti chiederai, forse con ragione, perché gli esseri umani cercano esopianeti simili alla Terra o gli scienziati parlano di mondi alternativi? Beh, la scienza e il progresso non dormono. Non sappiamo quali possibilità tecniche avremo tra 100 o 1000 anni. Negli ultimi mesi alcuni team di ricerca internazionali hanno riportato immensi progressi nello sviluppo reale di una propulsione a curvatura. In teoria questa soluzione esiste già dagli anni 90, tuttavia la propulsione pratica è ancora un problema, ma gli esperti sospettano che ci vorranno al massimo altri 50 anni prima che noi umani riusciremo a superare questo problema. Creando una bolla di curvatura, un'astronave potrebbe muoversi nello spazio senza muoversi affatto. In parole povere, questa propulsione funziona distorcendo lo spazio-tempo. Lo apre nella parte anteriore, lo comprime nella parte posteriore e un veicolo scivola attraverso la conseguente piega del tempo e dello spazio. Sembra fantastico? Sì, ma in un esperimento questo risultato è già stato raggiunto con una navicella spaziale delle dimensioni di un millimetro. Con questa forma di locomozione, le persone non sarebbero esposte a lungo all'assenza di peso o alle radiazioni spaziali e il tempo di viaggio non sarebbe affatto diverso. Indipendentemente dal fatto che il viaggio sia verso Marte, Alfa Centauri o il sistema Kepler-22, richiederebbe solo pochi istanti. Con un piccolo aiuto da parte di un amico? Già i Beatles cantavano che con un piccolo aiuto da parte di un amico tutto sarebbe stato migliore. Noi esseri umani non siamo solo alla ricerca di seconde terre o di pianeti potenzialmente abitabili nella vastità dello spazio, siamo anche alla ricerca di altri esseri viventi e di pianeti abitati. Secondo le statistiche, solo nella Via Lattea ci saranno almeno altre centinaia di pianeti che ospitano qualche forma di vita organica. Le civiltà intelligenti potrebbero essere una manciata o addirittura migliaia. La sola Via Lattea è incredibilmente grande e conosciamo solo circa 5.000 esopianeti su un numero probabilmente di miliardi. Se riuscissimo a entrare in contatto con una civiltà avanzata che dispone di modalità di propulsione più veloci della luce, noi terrestri potremmo ricevere delle lezioni di tecnica e forse viaggiare presto nello spazio. Beh, ti sembra fantastico, incredibile o semplicemente impossibile? Cosa ne pensi del nostro futuro come civiltà sulla Terra, delle nostre possibilità di viaggiare nello spazio e dei possibili contatti con altre forme di vita nello spazio? Facci sapere e condividi con noi le tue idee e la tua opinione nei commenti. Ti ringraziamo per esserti unito a noi oggi e ti auguriamo di tornare presto su The Simply Space.